Buon pomeriggio a tutti. Uso il microfono qui? Sì. Tutto piacere. Ecco, Gian Piero, là. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il presidente Sardar è fuori sede, per cui spetta a me l'onore di presentarvi Sani Becilovic. Un giocatore di altissimo livello che tutti voi conoscete, conoscete le sue doti da cestista. È un giocatore che ha militato nei più prestigiosi campionati, nei più prestigiosi club europei, ha vinto praticamente tutto. E arriva a Sassari per far fare al nostro roster un ulteriore salto di qualità in vista della fase più importante del campionato, a dimostrazione del fatto che le chance che il risultato sportivo, che il risultato della stagione regolare ci sta riservando, noi vogliamo giocarcele a pieno titolo e al massimo livello. Prima di lasciare Sani alle vostre domande, volevo sottolineare, perché ci tengo particolarmente, l'impegno, il grande impegno profuso dalla società, dal nostro management, dal nostro staff tecnico per portare Becilovic a Sassari, perché come immaginerete non era l'unica opzione che lui aveva, aveva delle ottime altre opzioni. Lui ha scelto Sassari, evidentemente siamo riusciti insomma a convincerlo con il nostro entusiasmo, con il nostro progetto, con quelle che sono le nostre migliori doti. Per cui insomma ci tengo a far presente questo, anche perché dopo Gordon portare a Sassari Becilovic ci dà un'iniezione di fiducia notevole. A voi per le domande. Grazie. Grazie. In riferimento a quanto detto da Gianmario, che cosa ti ha spinto a scegliere una piazza che, diciamo, nel panorama cestistico anche italiano non è primissima fascia, come dicono? In primis buonasera a tutti quanti, colgo questa occasione di ringraziare la società di Dinamo e tutti quanti che mi hanno riportato qui, e poi correggo una piccola cosa che ha detto il vicepresidente e così ti rispondo anche alla domanda che mi hai fatto. Mi manca una piccola cosa nella mia carriera e questo si chiama scudetto, perché da tutte le altre parti abbiamo vinto questo titolo sia in Slovenia, Russia, Grecia, Eurolega. Sono stato nominato miglior giocatore di Eurolega quando ero a Roma, quindi diciamo campione di Coppa con Kinder Bologna, tanti titoli, però quella che veramente mi manca, che mi dà un po' fastidio, è lo scudetto, che lo sto inseguendo già da 7 o 8 anni ormai. E quando è arrivata la telefonata del mio procuratore e mi ha detto il nome Sassari, non ci ho pensato tanto e penso che abbiamo trovato un accordo in tempi record, perché in 2-3 giorni ci siamo messi d'accordo. Perciò io spero che con la mia presenza, con il mio aiuto, veramente possiamo fare questo salto che tutti voi e noi ci speriamo, vogliamo e crediamo, no? Ecco. Ma è la società che ti ha detto vieni qua così vinciamo lo scudetto? No, penso che tutti quelli che seguono basket anche fuori dall'Italia si stanno rendendo conto che cosa sta facendo questa squadra di Sassari. E io quello che ho già detto varie volte, complimenti a tutti quanti e ripeto, spero di inservirmi più presto possibile, sono un po' fuori forma, per quello che vi chiedo un attimo di pazienza, perché dopo il deserto sono arrivato qui al mare, quindi un po' tutto diverso, ma a parte i scherzi devo togliere il cappello ai ragazzi, al coach e tutti quanti, perché ho visto la partita di domenica sera contro Roma e mi sa che la squadra sta andando veramente veramente bene, e quando mi ci metto a posto anch'io, ripeto, spero di darci ancora qualcosa di più. Che numero avrai?
come quello di sempre, numero 7, perché mi porta fortuna, porta bene e spero che mi porterà anche qui. Cosa conosci della squadra, quali giocatori, sai anche come gioca, con la particolarità di avere un playmaker come Trevisini? Ma da quel punto di vista direi che conosco bene, molto bene la squadra, perché pur essendo lontano seguo il campionato italiano, direi che Cugini, Diner hanno, non so, 70% le cose in mano, perché stiamo parlando di due giocatori veramente di altissimo livello che riescono a inventarsi delle soluzioni incredibili. Dall'altra parte poi c'è Buzzi Thornton, che sappiamo tutti benissimo che tipo di giocatore è, già il fatto che abbia giocato in varie squadre, ha vinto anche lui tanti campionati, ci dice tutto. Poi ci sono i due lunghi, Capitano, che anche lui domenica l'ho visto molto bene, ha messo la mano a posto. E gli altri sinceramente, va bene, c'è Brian che fa il cambio, che anche lui un po' allarga il campo. Insomma, direi che conosco molto bene la squadra e il tipo di gioco che stanno giocando, tanto contropiede, pick and roll, e ripeto, quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato più di tanto, anche per questo motivo, perché penso che il tipo di gioco che sta giocando Dinamo è quello che piace a me, dove posso far vedere anche le mie qualità. Qualcuno traduce quello che sto dicendo? Anche meglio di molti altri. Italiani. Della tua esperienza in Iran invece cosa ci puoi dire? Guarda, ti posso dire che ho avuto due esperienze diverse, una a Teheran, dove si sta veramente bene, e la vita è completamente normale, e tutto quello che gli stanno facendo gli americani, questa antipropaganda, non è giusta, perché è un paese, una città tranquillissima dove offre veramente tutto. E poi dall'altra parte c'è il sud, dove purtroppo ci sono stato io, in mezzo al deserto, dove la mia squadra ha solo questo, possiamo dire tra virgolette, un albergo, che non è neanche un albergo, è il palazzo dove la gente viene a vedere una volta alla settimana la loro squadra. Però ripeto, del resto è un'esperienza molto positiva, la gente lì è molto, diciamo, sono molto gentili, aperti, e ripeto, non me ne pento neanche un po' di aver andato là. Sai che ha forzato un tifoso del Panathinaikos qualche fianco al tuo arrivo? Sì, lo sai. Lui. Domenica giocate contro la Virtus Bologna. Sembra un po' uno scherzo del destino. Per te sarà una partita normale oppure c'è sempre qualcosina che la rende particolare? Diciamo che giocare a Bologna per me non è mai normale, ecco. Però quello è il bello dello sport, che quando ci vai su campi dove ti fischiano, dove ti, diciamo, corrono dietro e insultano, è quando devi dare il massimo e tiri fuori il massimo, perché questo è lo sport, ecco. Vuol dire che ancora, al di là di tutto, hanno paura di te e temono di quello che puoi fare in campo. Uno stimolo in più è entrare in forma più in fretta? Sicuramente, ecco, ho già chiesto ai ragazzi qui di cucinare solo pesce, perché devo dimagrire. E poi sì, spero che riesco a entrare in fretta più e in forma più possibile. Altre domande? Cosa sì. Pensi dei playoff dove si gioca ogni quei giorni e delle avversarie che troverete nella sala per lo scudetto? Ecco, una cosa che quando ho sentito i ritmi che ci sono è che già dal primo turno si gioca il meglio dalle 7, no? È una cosa che ti preoccupa un po', perché ho appena finito un playoff in Iran dove abbiamo finito i finali in 6 giorni e vi dico, arrivare alla quinta partita eravamo tutti cotti, morti, e quindi non puoi dare quello che desideresti, perché il corpo non ce la fa. Comunque penso che
tutti i ragazzi sono in ottima forma e che aumenteremo ancora questo livello prima dei playoff, che così arriviamo veramente pronti. Però sicuramente non sarà facile, ecco, è una cosa molto molto impegnativa. L'avversario, qual è il diritto? Ma onestamente sono loro che devono avere paura di noi, no? Perché... siamo secondi in classifica, perciò sono loro che sì, devono vedere. Comunque è un campionato molto equilibrato, vedersi che dietro ci sono Siena, Roma, Milano, Cantù e tutte le squadre che hanno fatto l'Eurolega, perciò sicuramente non sarà facile. E ripeto, qualsiasi squadra si troverà al settimo posto, va bene così. Tanto. Dico, il contratto è solo per il playoff oppure... È un triennale con... fino alla fine dei playoff. Poi si metterà. Sì, sì, ma quello conoscevo già. È bello vedere il palazzo pieno, la gente che tifa con tutto il cuore per la loro squadra. Grazie. 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 Grazie.